Leucos la Bianca. Così doveva apparire Leuca agli antichi marinai che scorgevano la sua inconfondibile fisionomia mentre attraversavano l'ingresso del canale d'Otranto. Rientrante nel territorio di Castrignano del Capo, Santa Maria di Leuca è tra le località marittime più belle della nostra penisola, nonché il punto più a sud di Puglia, la punta estrema del Tacco d'Italia. La vocazione religiosa di Leuca si manifesta già nell'antichità dei millenni. In particolar modo, presso gli anfratti della grotta Porcinara, sorgeva un antico santuario dedicato a Zeus Batos. Qui i naviganti che facevano vela verso l'Adriatico e l'Egeo lasciarono nel corso dei secoli le loro offerte e le loro iscrizioni votive, per ringraziarsi gli dei e la sorte. Ma è nel cristianesimo che Leuca assume il ruolo rappresentativo della devozione mariana delle genti del Salento meridionale, divenendo nel corso dei secoli meta di pellegrinaggio e richiamando ai piedi dell'altare di Santa Maria di Finibus Terre migliaia di pellegrini da tutto l'Occidente. Per proteggere il santuario dalle incursioni nemiche provenienti dal mare, i vescovi di Alessano ne potenziarono la struttura, rendendola strategicamente protetta. All'interno della basilica ancora oggi si può ammirare la pregiata tela veneta raffigurante la Vergine con il Bambino, che ha visto nel corso dei secoli giungere illustri pellegrini, tra gli ultimi il Papa Benedetto XVI, giunto a Santa Maria di Leuca nel giugno del 2008. A fronteggiare l'edificio si erge il faro della Marina Militare Italiana, sorto di rimpetto i resti dell'antica torre d'allerta di Filippo II. Attivato nel 1866, è alto più di 40 metri e sovrasta l'intero promontorio del Meliso, dalla sua posizione privilegiata sopraelevata a 102 metri dalle acque dello Ionio. Da qui si può godere dell'incantevole Baia Leucana, protetta da due promontori del Meliso e della Ristola. Il porto turistico, con le sue numerose imbarcazioni, fronteggia il lungomare Cristoforo Colombo e dona alla visione d'insieme della cittadina un tratto distintivo di rara bellezza, difficilmente trascurabile dagli occhi dei visitatori. A caratterizzare il paesaggio di Leuca sono le numerose ville, costruite tra l'Ottocento e il Novecento, secondo le consuetudini del gusto eclettico. Fatte edificare dall'aristocrazia e dall'establishment salentino come residenza per le villeggiature estive, le ville leucane sono ricche di fascino esotico e richiamano differenti gusti architettonici disegnati da importanti architetti come Achille Rossi, Giuseppe Ruggeri e Carlo Luigi Arditi di Castelvetere. Nel territorio di Leuca sorgono più di 40 ville storiche. Sono esempi di stili unici che impreziosiscono l'ameno paesaggio costiero. La chiesa parrocchiale di Cristo Re si coniuga pienamente all'eclettismo urbano di Leuca. Realizzata su progetto del celebre ingegnere Pasquale Ruggeri, la chiesa di Cristo Re richiama nelle sue forme il revival architettonico medievale di fine Ottocento. Gli spazi interni sono solenni, scanditi da un imponente sistema di pilastri. Al contesto monumentale, bene si integrano le vetrate istoriate, recanti gli stemmi araldici delle nobili famiglie di Leuca. Una storia millenaria quella di Leuca, luogo rappresentativo dell'estremo capo meridionale del Salento. Dal promontorio Iapigio si può ammirare in pieno il fascino antico di questo ultimo lembo di terra, proteso con uno sguardo infinito tra lo Ionio e l'Adriatico.